Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram al link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque signori, sono letteralmente entrato in casa da 5 minuti, non ho ancora avuto tempo neanche di togliermi i braccialetti di Luca Comics, perché appunto sono tornato da Luca, ed è uscito il primo trailer di The Book of Boba Fett, la nuova serie TV di Star Wars su Disney Plus prevista per dicembre, spin-off ovviamente di The Mandalorian, e andiamo subito a vedere questo trailer perché dura 1 minuto e 48 e sono stracurioso. Sei un ragno robot. I am not a bounty hunter. Che bello. Ma ha già rovinato il casco? Ce l'aveva fatto un pochino più pulito. La scritta Lucasfilm con i colori di Boba. Fennec. I know that you sit on the throne of your former employer. Bella la città così. I intend to rule with respect. Streaming exclusively on Disney Plus. No one's captains under Jabba the Hutt. I'm here to make a proposal that's mutually beneficial. Quindi è diventato il capone proprio. Why speak of conflict when cooperation can make us all rich? Ah, la Slave 1 per me rimane Slave 1. And taking what we want. If you had spoken such insolence to Jabba, he'd have fed you to his menagerie. Please. Speak freely. Vediamo se c'è la data. Niente? Niente data? Va bene, va bene. Dunque signori, non c'era la data nel trailer, ma era scritta in descrizione del video di YouTube, quindi confermato il 29 dicembre come data di uscita del primo o dei primi due, ancora non si sa, episodi di The Book of Boba Fett. Sembra essere molto interessante, quindi abbiamo Boba che ha preso il controllo ufficiale di tutto il mercato di Jabba the Hutt, interpretato nuovamente da Temuera Morrison, che aveva dato il volto ai cloni durante la trilogia prequel. Sembra molto figa, il personaggio mi è sempre piaciuto e il suo ritorno in Mando l'ho apprezzato tantissimo. Sono curioso di vedere se sarà anche violenta quel giusto con che abbiamo già visto anche in Mando, c'era quella scena fantastica dove praticamente prendeva i trooper a bastonate e gli spaccava la testa. Non vedo l'ora di vederla, arriverà giusto in tempo per fine anno. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commentino qui sotto, mi raccomando, e noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!